siamo qui come comunità, come famiglia. È difficile. La Chiesa Cristiana, mostrando la mia difficoltà a fare questa riflessione, poi mi confronto e mi dicono: c'è una pietà più grande di quella umana, è quella pietà di Dio. Gesù prova grande compassione di fronte alla morte del figlio unico della Vergine Maria che abbiamo ascoltato nel Vangelo. E questa compassione che aiuta a comprendere, cioè capire come, capire insieme, il dolore dell'uomo genera nel figlio di Dio un contenibile e una facente compassione. Anche il Signore partecipa a questo nostro dolore. E Gesù assume la sua sofferenza, si identifica in una persona e cosa fa? Gli dona la vita. Sarebbe bello anche per noi, solo che di fronte a questa realtà siamo qui e non possiamo fare come Lui. Ecco, a questa oscurità si vede la luce della speranza. Oltre questo tunnel buio c'è la luce e c'è la vita. Cristo è risorto, ne siamo certi, ed ha donato anche a noi di risorgere